Ani, dove vai? No, scappa, c'è la portiera aperta. Scappa, Ani. Ciao a tutti, ragazzi! Amore, siamo rimaste da sole stasera, io e te? Sì, e caccia mi nasconde perché abbiamo un bel figlio. Sì, beh, perché siamo rimaste da sole? Perché sono andate al cinema. Chi? Vanessa e papà sono andati al cinema a guardare un film la sera prima della nostra partenza, così si rilassano per bene, e anche io e Anastasia, che invece al cinema non siamo andate, ci rilassiamo a casa davanti a un bel film. Ragazzi, cosa fare? Sembra bravissima, ma come fai a fare queste cose? Comunque stavo dicendo che adesso io e te ci facciamo una ciotola piena di popcorn. Guardate, ti faccio vedere. E aspetta, vieni qui! Ani, eccoli, che buoni! Adesso li mettiamo nel forno a microonde. Eccoli qua. Dove vai? Aspettami. Li mettiamo nel forno a microonde e ce li mangiamo davanti a un buon film, vero? Però aspetta un secondo, però prima dobbiamo mettere in ordine i giochini che ci sono. Guardate tutte le Barbie di Anastasia per terra. No, prima mettiamo in ordine la sala e poi facciamo i popcorn, va bene? Andiamo a farli, però tu metti in ordine la sala, va bene? Sì. Che dobbiamo partire, dobbiamo lasciare la casa tutta in ordine, ok? Sì. Dai, amore. Mamma, tu prendi la ciotola. Mettiamo i popcorn nel microonde. Io li riprendo quando li metto, intanto che prendi la ciotola. Dai, mettiamo il popcorn nel forno a microonde. Aspetta, no, bisogna aprirlo. Bisogna aprirlo, bene, così. Ok, chiudi. E schiaccia 6 volte questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Adesso mamma ti prende. Mi riprendi tu mentre prendo la ciotola? Vediamo se sei brava. Allora, la ciotolina è questa qua. Eccola, dove sei? Eccola. Adesso la riempiamo. Mamma, vai un po' di là perché qui sei buio. Ti vediamo la ciotola? Ecco, l'edesima e con la... Ok, adesso andiamo a ritirare i giochini in attesa che si fanno i pop. Vai, Topolina. Continua. Contiamo, ragazzi, contiamo. Ragazzi, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, perché stop? 16, 17, sei una barona, 18, 19, giochino da ritirare. Ta-da! Anche questo! Dai! Bravo, amore, sei il mio angioletto tu, che mi dai sempre una mano. Adesso non ti tira mai niente. Esatto, hai proprio ragione. Adesso sdraiato sul divano, la principessa. Adesso non usa più le Barbie. Brava! Una volta ho detto che le usavo. No, sono tutte tue perché le ritiri solo tu. E poi solo io, vero? Sì, amore. Cioè, invece io dico giochiamo a Roblox. Giochiamo a Roblox. Lei com'è che fa? Coni. Mettiamo quello qui. Fattimi. Ma tu sei tutta folle. Va bene, andiamo a vedere anche se i popcorn sono pronti. Credi che siano già passati 3 minuti? Andiamo a vedere, perché non sento più il microonde che va. Aspetta, però io non... Sì, sento il profumo, vediamo. La confezione direi che c'è, ma aspetta un secondo, Ani, solo un attimo, eh. Ah, è saltata la corrente, che barba. Non è vero. Sì. Hai ragione, ma è saltata solo una corrente. Aspetta, andiamo ad accenderla. Come mai è saltata la corrente e c'è la luce accesa? Ma sai che hai perfettamente ragione? Molto, è tutto molto strano, eh? Vediamo. Sì, sono saltate le prese sotto. Vai. E infatti mi sembrava strano che il microonde fosse finito. Io direi di farlo andare ancora un minutino. Intanto cerchiamo un gioco.
Proviamo. Aspetta, aspetta che lo mettiamo ancora. Ok, adesso salta ancora. Dobbiamo spegnere un attimo il condizionatore. Aspetta. Spegniamo. Vabbè, uno lo possiamo lasciare, dai, è che erano in troppi. Quale? Di Vanessa. Ma sai che anch'io ho sentito il rumore? L'ho sentito da Gettino. Che arrivava dal giardino? Sì. Ho sentito anch'io uno strano rumore. Andiamo a vedere. Ma che qui tanto sono i popcorn. Sì, no, vabbè, si sente il rumore. Però ho sentito un rumore come se avessero sbattuto qualcosa. Io lo picco con la ciotola. Ah. Ma non fa male. Ani, silenzio, andiamo a vedere. Qua non c'è niente. Che mi dai le ciocche? Aspetta, aspetta, aspetta. Tu sei scalza, amore, non ti fare male. Da dove arrivava? Ah, c'è un po' d'arietta stasera? Sì, io prima ho fatto un'era. Non vedo niente. Tu trovi, vedi che c'è qualcosa di strano? Andiamo in casa. Andiamo un'occhiata là dietro? È vero. Magari io, dal balcone della cucina? Adesso, Vittorio. No, io no. Io sì. Ah, sì? Sì. Per un davanti. Attimo. Ah, sì? Un attimino. Erano arancioni, un attimino che si sono spente. Soldato Anastasia. Senti che anche i cani abbaiano. Vuol dire che stanno sentendo la presenza di qualcuno. Non è che c'è qualcuno lì dietro. Andiamo sul balcone della cucina a vedere. No, 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 non andiamo, non andiamo personalmente. Andiamo a vedere dall'altra parte. Che se c'è qualcuno io mi spavento. Siamo anche sole che papà è andato al cinema con Vanessa, mannaggia. A chi? A papà? Non lo so, vado io. Vado io a vedere, tu non vieni con me? Senti dalla mano. Grazie, amore. Sì, boom. Andiamo, silenzio, vieni, vieni. No, amore, stai tranquilla. Vieni. Vieni, vieni. C'è un'ombra. Vieni. I cani non abbaiano più, andiamo a vedere. Qua c'è il furgone di papà, con la faccia di papà. Non senti, Vane, io le asciugamani. C'è anche quello di Vanessa. Eh sì, domani ragazzi, se non fate il bagno in piscina, dobbiamo svuotarla. Magari domani un bagnetto ce lo facciamo, L'ultimo, va bene? Ci sono anche le ciabatte. Ci sono anche le ciabatte. Ah, ecco, quelle ciabatte lì bisogna portarle al mare. Senti, Anastasia, a me non sembra di vedere niente. Guardiamo in acqua. Guarda un attimo se dentro l'acqua... No. Ok, dai, non vedo niente. Probabilmente ci siamo sbagliate, eh? Ma i popcorn sono pronti, adesso li mangiamo, va bene? Non toccarli, amore, stavi scivolando. Non prenderli che bruciano, eh? Li prendo io. Aspetta, brava. Mamma mia, ma li abbiamo bruciati? Che odore di bruciato, Ani, non è che li abbiamo bruciati. Ok, proviamo a vedere. No, dai, magari qualcuno si è bruciato, ma non tutti. No. Ani, ti conviene? No, si infatti manca. Sai che li abbiamo bruciati? Però sono buoni lo stesso, vero? Dai, qualcuno è bruciacchiato, qualcuno no. Mannaggia, ci ha confuso che è andata via la corrente. Oddio, guardate ragazzi, abbiamo bruciato i popcorn. Oh, non ne abbiamo qui più. Non tanto. Sì, vabbè. Non sono tutti bruciati, però, mamma mia, non mi era mai successa questa cosa. Ani, ti conviene? Sì, qua c'è proprio, adesso questi li buttiamo. Ti conviene aspettare perché c'è una fumina pazzesca. Hai capito? Se no ti bruci la lingua, eh? Adesso andiamo a buttare questi qua e mangiamo quelli sotto. Va bene? Li mangi tu, amore, tanto io non li volevo, ok? Sì, anche tu. Anch'io, va bene. Ok, amore, li stai assaggiando? Come sono? Vanno bene lo stesso? Quanto sì. Ma sì, qualcuno va bene, non ne ho cioè, ne ho bruciati tanti, però li ho buttati quelli bruciati. Questi sono un po' bruciati e un po' no. Si possono mangiare, quindi? Insomma, c'è una faccia. Senti, andiamo a scegliere un film? Sì. Sì. Dai, vieni. Ok, cosa vuoi guardare? Un cartone animato, amore? Guardiamo se c'è un bellissimo cartone animato da guardare insieme? Sì. Ok. Non
è solo bruciato, è giallo. Hai già visto, amore? Amore mio, mi dispiace, ci sei rimasto male. Ma no. Sì, eh? Non so, no, io non ne voglio, amore. Ho appena finito di cenare. Fa vedere. Bello giallo, grazie. Che buoni, a me piacciono. Bruciati? Sì, a me piace tutto ciò che è bruciato, la pasta, tutto. Scegliamo un bel film, un bel cartone animato, vediamo cosa c'è. Hai sentito, Ani? Sì, l'ho sentito. Hai sentito questo rumore ancora? Oh, mamma mia, Anima, dobbiamo ancora andare a vedere. Questa volta l'ho sentito molto più forte. Mi sembrava la portiera della mia macchina che sbatteva. Non è che la portiera è aperta, ma e ci ha rubato alcune cose. Non lo so, amore, andiamo a vedere. Sì, tanto vuoi questo che è bruciato. No, guarda, vediamo. Mangiatelo tu. No, grazie, mangialo tu, amore. A pezzettino? No, grazie. Ma non lo voglio, è nero, è bruciatissimo. Andiamo a vedere, Ani. Sì. Vediamo se anche i cani abbaiano. Io ho paura, Ani. Siamo da sole, non c'è papà. E se c'è qualcuno? Ma che barba! Perché ci sono questi rumori stasera? Dobbiamo andare a vedere, Ani. Andiamo, Ani. Ani, fai attenzione! Fai attenzione! Piano, che se c'è qualcuno cosa facciamo? Possiamo prendere la sveglia e la buttare addosso. Intanto cominciamo a vedere. Guarda il gufo. Porta la paletta. Brava, porta la paletta, così al massimo gliela diamo in testa. Sì, tanto anche è sporca. È sporca? Così. Metto un po' di sabbia. No, andiamo. Andiamo, amore. Andiamo. Ma poi io eravamo. Guardi tu. Tanto la paletta. Cosa c'è? Ani, dove vai? No, scappa, c'è la portiera aperta. Scappa, Ani, entra dentro, entra subito dentro. Dentro, shh. Cosa c'è? Mamma, il giardino è aperto. È aperto. Cosa? Oh no. L'hai lasciata tu aperta prima. Anche la porta della taverna. Anche la porta della taverna. Ma come anche la porta della... Ani, io me la sto facendo sotto, Ani. Chi c'è? È entrato qualcuno allora? Era chiusa prima la porta della taverna. Silenzio. Chi c'è? C'è qualcuno? Ani, basta. Ani, andiamo a chiudere la finestra. Ascolta, Ani, andiamo a chiudere un attimo la finestra. Via. Poi che mi ha fatto? C'è la candeliera chiusa. È entrato dentro. Mentre noi uscivamo da fuori, lui è entrato dentro, ma non so dov'è adesso. È giù in taverna. Dobbiamo chiamare papà. Ascolta, Ani, dobbiamo chiamare subito papà. Aspetta un attimo. Ani, ascoltami, io mi sono armata di questa Barbie sirena che se ci dovesse arrivare io una Barbie, la faccio cadere per terra. Sai un'altra cosa molto pesante che potremmo dargli? Cosa c'è? Perché c'è la luce accesa lì? L'ho accesa io prima. Sì. Sai un'altra cosa molto pesante che potremmo dargli in testa se dovesse arrivare? Sono i miei pesi, questi qua sono pesantissimi. Con uno di questi mi spacco la testa. E tu quello. Ok, amore, ascoltami adesso. Io però anche la paletta. Anche la paletta, no, sì, la paletta. Sì. No. Gliela dai in faccia, nel culetto. La paletta le nascondo perché magari lui che nessuno la prende mi picchia. Okay. Ma che ti picchia, io lo ammazzo se lo vedo. Allora, abbiamo chiuso la porta della taverna, la porta di casa. Aia. E la finestra. Si prende, mamma. Adesso, aspetta. Adesso dobbiamo solo fare silenzio e attendere che arrivino papà e Vanessa perché siamo a casa da solo. Faccio così. Oh, ciao, come stai? Pum, brava. Sì. Guarda, io mi sto allenando. Bravissima. E cosa fai? No, niente, sono andata in questa casa, sono un loro papà. Ah sì, sei il loro papà, eh? Allora ti pacco! Brava, e amore!
amore, ti devi allenare così ti vengono i muscoli forti forti e così sì. picchi tutte queste persone cattive che entrano in casa della gente. Ascolta Ani, ascoltami un attimo, senti, io vorrei provare un attimino a chiamare papà, mi riprendi su un secondo, sì. vediamo se mi risponde. Va bene, tu prendi la ciotola anche. La ciotola, ecco, anche i popcorn glieli lanciamo tutti in faccia, glieli buttiamo tutti per terra e lo sì. facciamo scivolare. Sì. Vero? Poi quando io gli dico apri un attimo la bocca, gli ho messo le bocche così si strozza. Sì, poi fanno anche schifo perché sono bruciati e così non viene più no, qua. Ma quelli lì che quelli che ho buttato nella spazzatura. Sì, prendi, brava! Li prendi e poi me lo dai uno a me e le dico. Dico, apri la bocca quando ti giri, dico, girati, apri la bocca quando ti giri. Brava amore, hai avuto. Hai delle ottime tu idee. Peso? Sì, volevo. Quando io dico, se hai mani il collo, dico, fai finta di avere mani il collo, io ti metto questo. Esatto. E lui dice, va bene, te lo metto. Va bene, cioè diventate complici tu e lui, no? Tu dietro mi passi questo, io lo butto. Sì. Io uno quello lì mi passi quello sì, lì, quelli bruciati. Metti in bocca. Sì. Questo qui nello lancio. Io lo butto in testa questo, sì. così non capisce più niente, c'ha tutti i popcorn quando in testa. Ce l'hai in gola, io lo butto in testa, tu mi passi questo lì, lo butto e poi tu vai davanti, io vado dietro di sì. lo butti, okay. tu lo butti, lo butti nel piede sì. e io lo butto le ginocchia. Io sul piede gli butto il mio peso così gli spacco un piede e non può io più camminare. Io prendo questo sì? e faccio così. Bravissima, qua glielo metti, sì. qua, proprio intorno faccio al collo. Così. Sdraiati e ti dico. Ah, tu gli dici sdraia. Tu sai cosa potrei. Lo faccio così, prendo quello lì, lo metto in gola, sì. poi butto questi, poi gli dico, quando ti sdraia tiro questo. Ah. E poi dopo prendo questo, diventa. Faccio così, e poi tu arrivi dietro di me, io ti riprendo con la telecamera. Sì. E poi. Senza che lui si accorga di niente, sì. va bene? E poi tu li prendi. Tu li prendi tutti e due, le fai tutti e due le col peso mio, quello più, più pesante. Quello lì, le lo butto. Quale? I miei pesi? No, sì, tu butti ok. E le lo butto invece, gli dico girati con la schiena. Sì, e lui si gira. Lo giriamo noi, appoggiamo questo qui, sì? lo giriamo noi. Sì. La schiena e poi io le metto nella schiena e poi prendiamo questo e faccio così. Mamma mia, secondo me dopo che li facciamo tutte queste cose prendiamo la paletta e gliela lo faccio così boom. Sul culetto, si è fatta male così, sulla schiena. Amore, però non farti male tu, perché queste sono tutte delle ipotesi. Sulla schiena, tipo così, prendo la babbi e lui e faccio sì, con cattiveria, vai a vedere ancora. Ah no, perché poi si rompe la Barbie, lascia stare la Barbie, poverina. Comunque, secondo me l'affettiamo sì. anche come un pesciolino. Quando sì. faccio così, boom, l'affetto. Ok, amore, ascolta. E poi dopo, magari lo prendiamo sì? e lo buttiamo fuori dal cancello. Ah, secondo me scappa da solo, eh. Secondo me, dopo tutto questo trattamento che gli facciamo, penso che cambi mestiere e da ladro diventa santo. Non entrerà mai più nelle sì. case della e gente. Diciamo, vieni. Però non venire mai più in questa casa. E noi ti perdoniamo. Noi ti perdoniamo e ti lasciamo andare. Però tu non devi venire sì. mai più. Prima lui ci lascia un biglietto. Sì. Noi lo leggiamo. Sì. Lo scriviamo nel nostro biglietto. Quello lì lo portiamo. Sì. E poi alla fine io gli lancio la cola. Io vado dietro lui, lo faccio un metto il ketchup qui sì. E anche il colorante. Va bene, il colorante amore. E il ketchup e li faccio così. Boom. Va bene, amore. E poi, sei stata chiarissima e soprattutto e poi, molto convincente. E poi chiamiamo la polizia. E poi dopo tutto sì. questo diciamo, chiamiamo la polizia. Diciamo sì. che è aperto la portiera. Saranno stati tantissimi insetti. Ah, è vero, è vero. Per colpa sua abbiamo la macchina piena di insetti. È vero. Ci ha picchiato. È vero. Abbiamo messo il ketchup sui seggiolini e colorate. Non ci siamo spaventati. È vero. Abbiamo fatto tutto questo per farlo. E allora, e poi basta, lui non viene mai più. E se
arriva di nuovo, prima di fargli questo, chiamiamo subito la polizia. Se arriva un altro ladro. Va bene, adesso amore però facciamo silenzio, perché il ladro potrebbe essere dietro la porta della taverna e sta ascoltando tutto quello che stiamo dicendo, quindi dobbiamo fare silenzio. Adesso salutiamo i nostri amici, perché noi ci dobbiamo nascondere e aspettare che arrivano papà e Vanessa, ok? Allora ragazzi, il video finisce qui, attiviamo la campanella e lasciamo questo pulcione in su. Adesso parlo piano e andiamo su, andiamo a nasconderci. Ciao ragazzi, ciao!